Noi rientriamo nella capitale perché questo pomeriggio un nuovo sopralluogo nel campo nomadi di Via Salviati è stato effettuato dalla Commissione parlamentare per le periferie insieme ai rappresentanti del municipio e dei comitati cittadini. La delegazione che è guidata dal presidente Causin e dal vice Roberto Morassut è stata istituita allo scopo di monitorare proprio il degrado dei quartieri lontani dal centro storico, effettuando proprio una serie di incontri nelle periferie. E noi con le telecamere che Roma è, siamo andati a vedere questo sopralluogo della commissione e abbiamo intervistato Causin, cioè il presidente della commissione, e Roberto Torre, che invece è il presidente del comitato di quartiere di Tor Sapienza. Sentiamo. Sicuramente è un pugno sullo stomaco pensare che le istituzioni abbiano consentito nell'arco degli anni che si possa consolidare una situazione di questo tipo, è una cosa credo inaccettabile in un paese sviluppato, in una democrazia come la nostra. Quindi quello quello di cui abbiamo preso atto con la vista sul campo ci sollecita anche all'urgenza di intervenire quanto prima, perché insomma ci sono minori, ci sono bambini piccoli e Può dare una soprattutto il campo speranza ai crea delle tanti romani condizioni che che lo sono stanno difficilmente guardando compatibili adesso, con il Diana, nostro puoi dirgli, quartiere, puoi chiedergli ecco. questo, Quali sono i qualcosa progetti quindi? di Ma concreto? progetti adesso bisogna valutarli perché il governo ha stanziato 1,5 miliardi in legge di stabilità, però bisogna che i sindaci invece di spendere i soldi per fare le piste ciclabili spendano i soldi e mettano come priorità la soluzione di questioni tipo questa, tipo la soluzione, perché chiaramente bisogna capire intanto se la gente se ne vuole andare dal campo, ma anche se la gente non se ne vuole andare ci sono dei minori, ci sono delle condizioni igienico-sanitarie che sono incompatibili con la vita in un paese sviluppato. Ecco. Quindi in pratica i cittadini romani e soprattutto chi vive questo quartiere, cosa si deve aspettare dopo questa visita? Beh, si deve aspettare che il Comune di Roma, che la città metropolitana di Roma e che il governo mettano al centro la soluzione di questo problema, con forti investimenti. Io alla Commissione chiedo coinvolgete anche alcune rappresentanze cittadine perché oltre a reclamare magari possono fare delle proposte che magari così tra tante cose non sono viste. Quello che bocciamo sono gli sgomberi fatti così a caso, costano soldi e non risolvono. Questa è stata una politica fallimentare fino ad oggi.